grave infortunio toccato a Boni dopo 7 minuti in uno scontro con Chinaglia non ha impedito alla Roma di mantenere il controllo del centrocampo e di imporre il proprio gioco alla Lazio. È stata però quest'ultima ad avere le più grosse occasioni nel finale della partita. Giusto quindi il risultato di parità nel derby capitolino. La Lazio ha stentato molto, specie nella fase iniziale, quando i giallorossi si sono avvicinati al gol con Petrini al termine di questa azione iniziata da De Sisti e proseguita da Casaroli. Sull'uscita di Pulici, Petrini ha la meglio, ma Ghedin rimedia proprio sulla linea. Sull'altro fronte, l'unico spunto di rilievo è di Garlaschelli, sul cui tiro Conti sbaglia l'intervento facendosi sfuggire il pallone dalle mani. È un brivido per i sostenitori di entrambe le squadre. Quello di Garlaschelli resta un episodio isolato nello svolgimento di una gara che vede la Roma costantemente protesa in avanti. Alla mezz'ora De Sisti tenta di ripetere un colpo già riuscitogli in altri derby, ma sfiora la traversa. Poi, su invito dello stesso De Sisti, è Rocca a cercare il gol con un tiro che Pulici riesce a deviare in angolo. Si riprende con un ennesimo tentativo di Rocca che, pur dovendo curare una punta come Garlaschelli, non rinuncia alle sue scorribande offensive. Ecco ancora il terzino della Nazionale offrire un ottimo pallone a Petrini che impegna a terra Pulici. La Lazio lentamente si riorganizza e comincia a rendersi pericolosa. Il primo campanello d'allarme lo fa suonare D'Amico, mentre dall'altra parte soltanto Rocca continua a creare delle preoccupazioni per la difesa bianco-azzurra. Il finale è tutto laziale. La prima occasione è per Chinaglia che su cross di Lopez spedisce il pallone proprio sul volto di Battistoni. Poi, su invito di D'Amico, è Re Cecconi ad impegnare Conti che si salva con difficoltà sul tiro ravvicinato. Ed ancora Re Cecconi, all'ultimo minuto, non sa approfittare di una ribattuta di Conti su punizione di Chinaglia. Attesissimo anche Roma-Lazio, 0-0 invece il risultato. Hanno recriminato i romanisti per questo atterramento di Petrini al limite dell'area di rigore. Vedete, secondo i romanisti all'interno, l'arbitro ha concesso una punizione del limite per fallo di Ghedin. Comunque l'arbitro era piazzato in perfetta posizione di visibilità. Qui abbiamo un'altra azione della Roma, Petrini, che forse in gioco pericoloso anticipa il portiere avversario, comunque piazzatissimo sulla linea, e ancora il difensore Ghedin che riesce a sbrogliare. Vedete l'anticipo di Petrini ai danni del portiere avversario e il calmo intervento del difensore laziale che sventa una situazione che andava facendosi davvero critica. Siamo sempre all'Olimpico, c'è una punizione di Chinaglia che finge il gran tiro, poi tocca per D'Amico il cui lancio tendeva a raggiungere ancora Chinaglia in triangolo e c'è un intervento da parte di Santarini. Ecco l'azione. Vedete, si intravede, meglio si intuisce l'intervento di Santarini che forse ha toccato anche con un braccio, ma l'arbitro è stato palesemente per la involontarietà e non ha punito questa azione. Ultimo episodio dall'Olimpico, c'è un colpo di testa di Chinaglia e una ribattuta fortuita da parte di Battistoni. A qualcuno è sembrato col braccio, invece abbiamo l'impressione da queste immagini che il difensore romanista ribatta di spalla, in modo anche abbastanza involontario, fortuito. Comunque nulla di fatto nemmeno in questa circostanza, è il risultato finale di 0-0.